E ora sigla! Come andiamo? Buongiorno, buon venerdì 22 aprile. Buongiorno Mariella. Buongiorno, ma che bella che sei questa mattina. Buongiorno Granda. Guarda, una meraviglia. Col cuscino, ti sei portato il cuscino dietro. Ce l'ho ancora attaccato alla faccia. Sì, ma devo dire che in effetti pigiama party questa mattina. C'hai azzeccato, perché stamattina praticamente, come si suol dire, sono caduta dal letto. Mi sono svegliata veramente presto. Però Ginevra è piena. Ho ottimizzato i tempi. Ah, sì. Io non sono solo anche questa mattina. Ecco qua, sei in compagnia di Beppe. Infatti, tutto bello piumato. Benissimo. Abbiamo fatto la doccia questa mattina io e Beppe. Ah, insieme. Che sì. Cosa romantica. Sì, tu sei romantica. Strabo, però sì, no, io sì, te lo dico, ma ho così. Un bel piumaggio. Chi? Beppe o tu? Certo. Che io, tu? Io un bel hai piumaggio. Un bel piumaggio, sì, bene, sì. Bene, ma sono lui, contenta. Lui di più. Sì, sì, sì. Guarda ecco. Che sfumature che ha. Di grigio, sì, benissimo. Io di grigio. Allora ascolta, cominciamo subito facendo i deficienti. Il problema è quando fa la ruota nella doccia, poi dopo non esce dalla doccia. Per piacere, non riesce a passare. Non riesce a passare. Con la ruota aperta. No, infatti, benissimo. Ho dovuto chiamare l'ACI. Soccorso stradale. Non ho parole. Senti, abbiamo cambiato la ruota, hai visto? Sì, sì. È quella della primavera. Sei veramente pirla questa mattina, particolarmente. Vuoi quella della fortuna? No. Lui... Cos'ha? Lui non legge le carte, ma legge le ruote. Legge le ruote, che meraviglia. Sì. Senti, questa mattina abbiamo tre argomenti veramente assurdi. Non ci crederà nessuno, eppure... Nemmeno noi, ascoltiamo un pezzo. Neanche no, sono cose vere. 0171 698330. Oppure 393 45 32 892. Se vuoi, lui in questo momento svende le ruote. Svende le ruote, non vedevo l'ora. Quattro stagioni, se vuoi delle quattro stagioni. Una pizza, vorrei una pizza, ma mangio a pranzo. Salutiamo Margherita. No, certo, cose senza senso oggi. Benissimo, allora posso dire di che cosa parleremo o vuoi partire? Secondo col me, pezzo? Se qualcuno ci telefona bene, altrimenti sentiamo. Ma cosa significa? Al mio 3, 1, 2, 3. Pronto, niente. Pronto, allora. C'è qualcuno? Benissimo. Di cosa parleremo? Torneremo a parlare del mostro di Loch Ness. C'è sì. Una nuova teoria, sì. Ma è provocatoria, sì. Ve lo dico già. Diciamo che ieri sera facevo il bagno. Sì, eri tu, vasca. Sì, non eri tu, e poi capirai perché eri tu secondo me, poi okay. Non so. Allora, ecco poi qua. Parleremo... Abbiamo già un video. Sì, di Paul Oldfield. Di Paul. Paul sì. È un e uomo... Anca. No, Anca non c'è. L'uomo che viene pagato, sai per far cosa? I cioccolatini. No, le puzzette, quasi. Quelle quadrate di ieri. Benissimo, no, sì. Assolutamente. Mm-mm. Poi, fermato alla guida in stato di ebbrezza, scoprono che ha un tesoro infilato nel sedere. Sono ragazzi, questa mattina sarà difficile. Carabinieri e polizia vanno a indagare dietro. Ma no, poi okay. Vi spiego, vabbè. Poi ti spiego. 2, 1, si parte. Fred De Palma. Fa un po' freddo, stamattina. Le un po palme freddo. Sono tutte un po' così, un freddolito. Sì. Mettiamo una copertina? Io c'ero, yeah, te lo ricordi quando mi chiedevi chi sa che profumo al cielo, yeah. Io ti guardavo e ridevo, yeah. Ma adesso mi è caduto addosso il 13 di agosto. Mi perdo nello spazio, non so qual è il mio posto. Hai paura di cadere, io che se ho paura volo. Buttati con me, anche se poi dura solo una notte. Como tú y yo quedan poco. Que yo te gusto, lo noto. Y yo me vuelvo loco cada vez que te toco. No me importa tu pasado, tu antecedente. Baby, yo vivo en el presente. Somos tú y yo, que importa la gente. Para mí una noche es suficiente, yeah, yeah. Trépate, trépate, trépate encima. Aquí estoy yo para cambiarte el clima. Nos vimos en Italia que en Lima. Igual no me sacas de encima. Es algo que me quedé, porque eso sí que no se puede.
stasera siamo come un brivido lungo la schiena. Chi se ne frega se poi dura appena una notte intera. De Palma e Justin. Ti piace Justin? Moltissimo. È il marito di Giustina. Sì, Matera. Giustina la cartoniera, fa sempre rima. Ma sì, per piacere. Raccoglieva i cartoni fino a 10 anni fa, ti ricordi? Adesso no. Fa reggaeton, vedi? Benissimo. Vabbè, però voglio fatto un reggaeton. Salto sì, di qualità. Dicevo che si torna a parlare del mostro di Loch Ness, anche a ballare. Hai certo. Hai visto il mostro di Loch Ness ballare il reggaeton? No, non l'ho mai visto. Bene. Ho mai visto proprio lui, il mostro di Loch Ness. Ti porteremo un weekend. Anche no. Lo ricordiamo. Era tanto bravo. Sì, vogliamo facciamo ricordare. Il coccodrillo. No, il coccodrillo come fa? Non lo so, non lo sa non nessuno. Sai niente questa mattina. Sono... Cosa leggi? Sì, veramente. È come parlare con Ginevra. Ecco, guarda, una bottiglia di tè verde. Ma comunque, dicevo, Nancy mi pare Nancy, che si Brilli. Chiamasse. No, non Brilla. Nancy Brilli. Te la ricordi? Il mostro del lago di Loch Ness, sì. Lo ricordiamo in una fotografia sfocata in bianco e nero, nella quale si vede quello che sembra una specie di dinosauro, certo. Qualcosa del da genere. Da non confondere col mostro spunta, del lago di Pianfei. Certo, ovviamente, che spunta dalle acque, no? Questa cosa. La luna dal monte. E come lui spunta anche l'ennesima teoria su questo mistero, secondo un professore universitario. Di Loch Ness. Sì, non lo so, se non sbaglio, dopo vediamo, credo sia inglese, comunque secondo... un professore universitario sì, è inglese, potrebbe essere in realtà il pene di una balena, una teoria alquanto bizzarra che sta facendo discutere. Questo professore ha suggerito questa idea su Twitter in un post scherzoso, no? Certo. Ma non troppo, che i media hanno fatto ovviamente diventare una notizia, ma in realtà il professore qualsiasi ha scritto, cosa che no? passa ormai sì, media, beh, lo ecco, non tutti, ma quasi, insomma, la maggior parte. Il professore ha scritto questo nel tweet penoso. Proprio. Sì, nel passato i viaggiatori e gli esploratori disegnavano quello che vedevano, per questo sono saltate fuori molte storie di mostri marini con tentacoli che emergevano in superficie, invece in realtà in molti casi erano solo peni di balene. Certo. Ma lui l'ha buttata lì in maniera provocatoria, probabilmente intendeva solo dire che quelli che così venivano in passato considerati mostri marini erano in realtà parti del corpo di altri animali o comunque fenomeni del tutto spiegabili, ovviamente, anche certo. Perché in un lago così, sì, smettila di fare gesti, dicevo che in un lago è impossibile trovare una balena. Ma no, una balena quindi, d'acqua dolce l'hai ma mai vista? Per piacere no, non le ho mai viste, oggi non so niente, non vedo niente, il presente non vedo, male, non sento, proprio. Non parlo, no, mi sono svegliata troppo presto. Hai gli occhietti piccoli, sempre un po' cinese. Ma per piacere, come ti chiami? Ma smetti. Maliella. La vuoi finire? Questa mattina abbiamo Maliella. Maliella, ascolta Paolino che va benissimo. Mariella perché è cinese, lei Maliella. No. Ti do un pezzo di me. No, tientelo pure, ma senta. Un'anca? Sì, un'alluce, non lo so. Un cuore. Un pezzo di cuore. Scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo. Sempre gli stessi errori, dove c'era il mare adesso è solo fango. È come un valzer la domenica in periferia, tra le campane e le sirene della polizia. C'è una bambina che abbraccia sua madre, che sembra la mia. Mi sento come un manichino dentro una vetrina. Non sa di miele questa vita, forse di aspirina. Io ci ho provato a imparare l'amore, ma è sempre così. Non riesco a capire cos'è. Per abbracciarsi la notte, in strada anche se piove senza che...
l'incenso che avvolge la stanza sembra una nebbia di città. Mi sveglia un autobus che passa, ripenso a qualche sera fa, quando mi urlasti ragazzina, oggi proprio non ti sto capendo. Sei sempre bravo tu a ferire, quante inutili parole al vento. Ancora le sento. E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte? In strada anche se piove, senza chiedere mai, senza capire mai, senza capire. Ti ho dato un pezzo di cuore, mi prendo tutte le colpe. Io ci ho provato a imparare l'amore, ci ho provato a imparare l'amore, ma è più forte di me. E tu mi sembri più confusa di me. E tu dici che è sempre così. E tu ancora. Emma e Annalisa Amoroso per questo venerdì 22 aprile. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. E rieccoci qua. Allora, siamo arrivati al momento di parlare di quest'uomo che viene pagato per fare le puzzette. Lui è Paul Oldfield. Ecco, guarda, c'è un video nel web che fa veramente morire dal ridere. Lui ospita una trasmissione che mi addirittura... Mi sembra un cantante questo nome qua. No, non è Mike Oldfield. Infatti. Questo è... No, il no. Fratello. No, non lo so, però non due lo dice, non lo proprio. Dice. Comunque c'è questo... È brutto essere fratelli di un cantante, non sai più come fare. Ma non è vero. Io si è messo a fare i dischi con le puzzette. Va bene, no, in realtà fa anche come, qualcosa di simile, dopo ve lo dico. Dico, ma per piacere, come lui certi cantanti di adesso. Sì, certo, se che cantano suoni. Con le mani, con i piedi e con il culo, infatti, certo, va cantano bene. Così e fanno comunque successo. Se lui ospita una trasmissione in questo video nel web che addirittura spegne le candeline di una torta. Ma è pericoloso, ce l'ho veramente. Se c'è un ritorno di fiamma, sta di fatto, te lo bruci. Ecco, il ritorno di fiamma. Quest'uomo, che è successo un ritorno di fiamma? Ma no, ma men che meno in quel modo lì, dicevo. In altro modo neanche. Dicevo che quest'uomo, il cui nome d'arte è Mr. Metan, ecco, ma gas sostanzialmente, cioè, è un fa il pieno, lui. È un intrattenitore di fama mondiale che ha un talento molto speciale quando si tratta di fare aria a comando. Aria comunque comando. Sì, aria a comando fa lui. Di Draghi tutti... non lo vuole perché non... Perché? Perché non se... puoi quest'estate fare aria a comando. Ah, non si può. No, ah, dai, è vero, tutto. Il condizionatore. Lui deve spegnersi anche. Lui imploderà. Vabbè, poveraccio. Comunque, di tutti i superpoteri che si possono avere, questo è probabilmente il meno utile. Ma a no, quanto ma pare... Ti spettina, se vuoi. A quanto pare qualcuno è riuscito, come questo signore, appunto, a costruire una carriera intorno a questa capacità. Mr. Metan ha sviluppato il suo insolito talento da ragazzo durante l'adolescenza. Alla fine è riuscito a usarlo come modo per guadagnarsi da vivere, giusto. Hai capito? Al cares, viaggiando come per la Formula il 1. Mondo, ha pure viaggiato, sai, ha viaggiato mostrando al mondo la sua abilità. Quest'uomo naturalmente di che origine può essere secondo te? Pugliese. No, è inglese. Pensavo indiano, magari mangiando... Ma di Savigliano, ma perché? Non di Savigliano, ho indiano. Ah, ho capito, di Savigliano. No, ma c'è un indiano a Savigliano. C'è un indiano a Savigliano, ma non fa queste cose. Ve lo racconteremo allora, poi so, la settimana perché... prossima. Va bene, quest'uomo di origine inglese detiene attualmente il record per Sandokan. Il maggior numero di puzzette rilasciate in un minuto, è arrivato ad 86,
ma è anche noto per farle a tempo di musica eseguendo sì, canzoni famose, infatti, vedi. Alla fine degli anni Ottanta questo signore ha iniziato ad esibirsi per un gruppo musicale locale, poi ha viaggiato a New York, insomma ha presentato la sua dote a un sacco di gente. Bene. Topic Robin Schulz, ce la balliamo. Dai, a tempo di musica col nostro amico Golà. Anche no. Harms, Topic, Schulz, quanti sono? Schulz, sembra un Schulz tedesco. La soluzione Schulz, sì, te la ricordi quella? Come ti chiami? Schulz, ja. Bene, adesso parliamo di questo signore che è stato fermato per guida in stato di ebbrezza e hanno scoperto che aveva un tesoro infilato nel sedere. Sì, e si ognuno era seduto sì, sopra un lingotto d'oro. No, non esattamente. Andava veloce verso l'ospedale. Adesso vi racconto questa storia perché quando gli agenti sono intervenuti sul luogo dell'incidente pensavano che si trattasse di un comune caso di guida in stato di ebbrezza, no? Mm. Ecco, infatti questo 19enne, tra l'altro pure giovane sto ragazzo, sì, il protagonista di questa vicenda, sì, aveva alzato un po' troppo il gomito, sì, è successo, no? A San Pietro del Gallo, no? Sì. Ed era uscito di strada finendo contro un albero. Sai, no? Che il, sì, il sindaco di San Pietro del Gallo? Sì, Beppe. Beppe, certo, infatti, non avevo dubbi. Ma torniamo al giovane di 19 anni, esatto, che ha problemi con... Comunque, sebbene l'incidente non fosse gravissimo, questo ragazzo ha iniziato a lamentarsi di avere dei forti dolori, così insomma gli agenti lo hanno fatto portare in ambulanza all'ospedale pensando che i dolori fossero dovuti appunto all'incidente, che avesse preso qualche botta. Ma quando il colpo della strega. Sì, quando i medici hanno fatto i raggi X, la sorpresa, un sorpresone. 3-4 panetti dalle di lastre appariva evidente che c'erano diversi oggetti all'interno del suo sedere. Siccome, un crick? No, siccome un noi siamo precisi. 55 pollici. Neanche. Allora, siccome siamo precisi, ho l'elenco. Okay, perfetto. Ho qui l'elenco. Scusa un attimo, rullo dei tamburi. Vai. Perché poi lo metteremo anche al mercatino. Poi. Sì, benissimo. L'elenco delle cose estratte. Sì, estratte. Ma che schifo. Che venderemo. Ma no. Infatti. Allora, è Portobello. Stato, vediamo che cosa è stato rinvenuto. Abbiamo qui all'interno del sedere direttamente dal lato B del nostro sfortunato 19enne. Benissimo, una bustina di marijuana sintetica che direi che non si può vendere, no, assolutamente, se no ci restano per spaccio, no, e noi non assolutamente non vendiamo. Niente.
però aveva anche delle cartine perché faceva le cose geografiche. No, sempre una mappa del tesoro. No, poi aveva quattro braccialetti, questi possiamo venderli. Braccialetti. Quattro collane e 11 anelli. Ecco, erano tutti oggetti rubati presso una casa che lo stava ospitando. Sì. E anche l'auto apparteneva al padrone di casa, ma quella era troppo grande. Ma solo le chiavi e il libretto. Non ha potuto, infatti. Al posto del cruscotto lui usava. Ho capito. Ti prego. Al posto di un polmone va l'autoradio. Veramente, ma questo qui non aveva proprio Non sapeva cosa fare. Tutte le rotelle al suo posto. YouTube. Sì, non sputare, per favore, grazie. Your song. Abbiamo visto tra l'altro una cover band ieri sera, bravissimi, comunque. Sì, ah, no, grazie. Con la voce molto. Sì. Il volume era troppo forte. No, beh, doveva passare un po' il volume, infatti, ma erano bravissimi. Bravissimi. Ah, sì? Sì, sono contenta. Sentiva anche a Spinetta praticamente. Fantastico. You were busy dreaming. So why did you wake up for? A stranger in your own life. What are you hiding behind those eyes? There's no one looking for you there. You know your song saved my life. I don't sing it just so I can get by. Won't you hear? Science can't explain. The man you carry in your heart is only comfortable when he's in pain. You're a stranger in your own life. Why are you hiding behind those eyes? Can anyone find you there? Just me. Know your song saved my life. I don't sing it just so I can get by. Won't you hear me when I tell you, darling? I sing it to survive. Your song. Your song. Un bel pezzo, dobbiamo veramente. Salutare. Sì, siamo arrivati in chiusura per questo risveglio. Abbiamo il weekend lungo, lunghissimo. Assolutamente sì, 24, l'appuntamento 25 sarà aprile. Esatto, sarà per martedì. Martedì. Andremo tutti insieme mano nella mano. Domani al non mercato. C'è il Portobello, domani. Il Portobello no. Show. C'è il Portobello domani. Direi di no, non lo so. Dobbiamo vedere un attimino. Ecco, allora lo annunceremo nel sì, caso. Annunceremo no, nel vedi, caso. Noi facciamo le cose così insieme ai nostri ascoltatori, infatti. Decidiamo. Perfetto. Se ci telefonate, sarete da vendere un divano. Noi facciamo lo vediamo, il Portobello. Lo proviamo. Sì, ci facciamo una pennica. Sì. Salutiamo anche Patrizio che utilizza i divani. Benissimo. Allora, ciao Patrizio e ciao a tutti. Per il ciao ciao e per martedì. Assolutamente fate sì, buon weekend lungo. Lungo, lunghissimo, fate festa, fate ciao, quello che volete. Ciao. Ciao.